origini della nostra azienda sono un po' lunghe. Questa è un'azienda che è cresciuta piano piano nelle tipicità e nei prodotti calabresi, perché noi usiamo solo ed esclusivamente prodotti che nascono nella terra di Calabria e che vengono maturati col sole di Calabria, affinché facciamo prodotti eccellenti, non utilizziamo conservanti, non utilizziamo coloranti, perché lavoriamo col prodotto fresco, e il prodotto fresco, se viene lavorato nei tempi giusti, non ha bisogno né di coloranti né di conservanti. Utilizziamo circa 40 frutti della nostra regione, dagli aromi all'olio, ai pomodori, peperoni, melanzane, funghi, farina, castagne. Ultimamente ci siamo dedicati un pochino ai salumi, tipici della nostra Calabria. Stiamo vendendo un po' in tutta Italia, ma facciamo un bel lavoro per l'estero. Noi delizziamo quei palati fini, facciamo dei prodotti eccellenti perché utilizziamo le ricette dei nostri nonni, e con queste ricette riusciamo a mantenere quella che è la tipicità della nostra regione e i prodotti che questa nostra regione sta esportando nel mondo. Quindi facciamo in Canada, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda e un po' anche nella nostra Europa. La gente ha fame e ha voglia di conoscere l'autenticità del Made in Italy. Il nostro compito è di far conoscere profondamente, in effetti, quello che la gente non sa, è che per ogni regione, ogni paese, ogni provincia d'Italia ha le sue specialità. E noi stiamo raccogliendo il meglio dall'isola di Pantelleria fino a Bolzano, di tutte le specialità italiane, che siano vegetali, che siano le farine, le paste, i prosciutti, gli insaccati, tutto quello che c'è di buono che la cucina italiana negli ultimi 2000 anni ha perfezionato e dato al mondo questo privilegio, e ci rende primi in assoluti nell'arte culinaria e l'alimentazione mediterranea. Noi abbiamo fatto una passata di pomodoro che è classificata una delle migliori in assoluto, perché utilizziamo solo pomodoro calabrese, raccolto a mano e maturato con il sole, senza mettere additivi per far maturare i pomodori. Siamo profeti in patria, cioè noi in Calabria riusciamo a vendere 400.000 bottiglie in una popolazione che è di 1.800.000 abitanti. Facciamo i sughi pronti, vendiamo l'olio, sempre tipico calabrese, e poi abbiamo inventato delle cosine un po' particolari. In Calabria si produce l'anduja, noi abbiamo fatto l'anduja vegetale che abbiamo brevettato e che stiamo vendendo un po' dappertutto, perché c'è molta gente, specialmente i vegani, che non vogliono mangiare prodotti a base di animale, e quindi noi abbiamo creato questa anduja vegetale. Abbiamo brevettato l'acqua per la pizza. È un'acqua che deve avere un pH specifico, deve avere una durezza specifica. Abbiamo fatto questo kit di pizza, mettiamo anche una farina tipica calabrese, mettiamo il pomodoro calabrese, olio extravergine d'oliva calabrese, origano calabrese, lievito italiano e sale iodato che non fa male alla tiroide. Questo è il nostro kit, un kit di pizza dove si formano 4 pizze da 400 grammi e quindi si può un po' mangiare tutta la famiglia. Facciamo anche il kit di pizza senza glutine per i celiaci, e queste sono le novità che questa azienda ha portato al cibo sul divano. Vedo un'azienda in crescita perché ha programmazione, ha inventiva, ha innovazione, ma innovazione nella tradizione calabrese. Noi ci innoviamo nella nostra tradizione perché ancora esistono le nostre ricette, dove noi andiamo a chiedere quando ci serve qualcosa e loro ci dicono. Ma il nostro Dio è avere prodotti di eccellenza e di qualità calabrese, di primissima scelta, avere un sole che matura questi nostri prodotti e avere la capacità di poterli trasformare in ottimi cibi per poterli far mangiare a coloro che hanno un palato sopraffine.